Buongiorno ragazzi, oggi facciamo un unboxing di tutto rispetto. Tenda la V dell'esercito polacco, un prodotto che è diventato ormai famosissimo all'interno della community mondiale dei campeggiatori essenziali, un pezzo vintage dal grande fascino che sta spopolando anche in Italia e che quindi merita sicuramente un'occhiata. La tenda qui presente, come potete vedere dal packaging molto curato, ci viene gentilmente offerta dalla Prometheus di Andrea Papini, che ha recentemente lanciato sul suo store online alcuni pezzi di surplus militare molto belli, tra cui anche queste qui. Adesso apriamo la confezione e vediamo cosa c'è all'interno. Poi parleremo della tenda, quindi un po' di informazioni sulla produzione, com'è fatta, come si monta, insomma tutto quello che c'è da sapere. Apriamo il pacco. All'interno trovate due palacca, ossia due poncho in tela dell'esercito polacco. Questi due uniti insieme andranno a formare la nostra LAV tent. Ogni poncho ha in dotazione una sacca con pali e picchetti. In ogni sacca trovate due pali con quattro picchetti. All'interno, oltre alle tende, Andrea ha inserito un opuscolo con i workshop della Prometheus, un paio di spillette, una della Prometheus e una con il LAV Owners Worldwide. Colgo l'occasione per ricordarvi che Andrea ha creato un gruppo Facebook per i possessori di questa tenda, che si chiama appunto LAV Owners Italia. Iscrivetevi perché potete trovare tante informazioni, tanti consigli su questa tenda dati da chi la possiede e la usa. Questi palacca sono stati prodotti dalla Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 80 più o meno. Al momento non sono più in produzione, quindi sia che voi li acquistiate dalla Prometheus, sia che li acquistiate da qualsiasi altra parte, si tratta sempre di fondi di magazzino. È merce che è rimasta stoccata per 30-40 anni, quindi potrebbe presentare uno strano odore o qualche macchia. Non vi preoccupate perché questi sono dettagli che non ne compromettono assolutamente l'integrità. Io sono stato personalmente con Andrea a visionare queste tende presso il suo fornitore e posso assicurarvi che si tratta di materiale in ottimo stato e soprattutto che è stato conservato in maniera opportuna. Per eliminare l'odore basta utilizzarli, vedrete che se questi capi prendono un po' d'aria sicuramente andrà via. Se trovate delle macchie probabilmente si tratta dei residui del prodotto che è stato passato per rendere la tela idrorepellente. Non lavate la tenda perché potrebbe perdere parte di questa idrorepellenza. A questo proposito vi informo che Andrea sta cercando un fornitore anche per il prodotto impermeabilizzante e quindi potreste trovarlo disponibile a breve sul suo store. Altra informazione importante che voglio darvi è che, essendo il palacca un impermeabile, ossia un capo di abbigliamento, è stato prodotto in tre misure differenti per tenere conto delle diverse altezze dei soldati. La misura 1 corrisponde ad un'altezza compresa tra i 160 e i 170 cm, la misura 2 tra i 170 e i 180 e la misura 3 tra i 180 e i 190. Per capire rapidamente di che misura è quello che avete tra le mani, basta cercare e contare gli occhiali metallici che si trovano all'estremità, dopo vi faccio vedere. Che misura va scelta in fase di acquisto dipende da quale utilizzo volete farne. Se volete utilizzarla solo come tenda, la misura è indifferente perché già la 1 ha una capienza sufficiente per la maggior parte delle corporature, una volta che i due poncho sono stati uniti ed è stata appunto creata la tenda. Se invece volete utilizzare i palacca come impermeabili, come poncho, oltre che come tenda, allora forse è meglio prendere la misura corrispondente alla vostra altezza. Io sono alto poco più di 1,70 m, quindi mi sono fatto dare la misura 1. Adesso vi faccio vedere il poncho aperto e lo indosso pure. Ok, questo è il poncho aperto. Il lato che vi sto mostrando è quello interno. Qui c'è la fila di bottoni della chiusura e qui vedete c'è un solo occhiello metallico che sta ad indicare che questa è la misura numero 1. Come si riconosce la parte interna? Perché c'è questo rinforzo qui, questa giunta che è una sorta di coprispalle, c'è questo laccetto qui che serve, che si tira e serve per creare il collo del poncho, e poi ci sono questi due tagli, uno e due di qua, che sono appunto i buchi per far passare le braccia. Adesso lo ribalto, quindi vi mostrerò invece com'è fatta la parte che va all'esterno. Ok, questa è la parte esterna, facilissimo, la riconoscete perché
in corrispondenza delle aperture per le braccia ci sono questi flaps. Adesso non mi viene il termine italiano, queste alette, diciamo, che possono essere abbottonate. E come vedete qui davanti il tessuto non presenta aggiunte come invece nella parte interna, ma è tutto quanto un unico grande pezzo. Prima di indossarlo, tiro la cordicella che sta nella parte interna e ci faccio un nodo per creare il collo. Questa è la parte interna con la cordicella e il coprispalle. E questa è la parte esterna con i flap in corrispondenza delle aperture per le braccia. Adesso non sto ad allacciarmelo tutto perché la cosa è abbastanza laboriosa. Comunque, in corrispondenza del cappuccio, nella parte esterna ci sono queste altre due cordicelle che servono appunto per stringere il cappuccio. Si allaccia in questo modo e si chiudono tutti quanti i bottoni fino in fondo. Faccio vedere una cosa, questo è il poncho visto da davanti, lì su c'è il cappuccio. Sul lato destro abbiamo tutta la fila delle asole, mentre sul lato sinistro ci sono i bottoni. La cosa particolare è che abbiamo due serie di bottoni, una che è sulla parte interna e una che è sulla parte esterna, vedete? La differenza qual è? È che i bottoni che si trovano nella parte interna sono ben aderenti al tessuto, mentre quelli che si trovano nella parte esterna hanno una sorta di piccolo rialzo, eccolo qua, spero che si veda, che serve per agganciare praticamente due porzioni di tessuto. Poi dopo lo vedremo quando andiamo ad unire i due poncio per creare la tenda. Ok, sto unendo i due ponci per creare la tenda, vedete? Li ho messi affacciati. Adesso spero di riuscire a farvi capire come va fatta questa operazione. Allora, abbiamo da una parte la striscia con le asole che va messa sopra qui, dove c'è la striscia con i bottoni, quella esterna che ha il rialzino. Quindi voi abbottonate questa qui, adesso parlo con una mano sola, parola, eccoci qua, quindi cominciate ad abbottonare questa e poi quest'altro bordino di sinistra, anche lui dotato di asole. Glielo chiudete sopra in questo modo qua e lo abbottonate a sua volta, perché tanto il bottone questo qua è quello rialzato e quindi può ospitare sia questa porzione di tessuto sia l'altro strato di tessuto che gli mettete sopra. Quindi vediamo se riesco la misura, difficilissimo, ci sto. Eccoci qua, spero di essere riuscito a farvelo capire e procediamo così per tutta quanta la tenda. Adesso mi metto al lavoro perché non è una cosa da poco. Li ho chiusi quasi tutti, grosso modo. Ok, montiamo il palo. È semplicissimo, basta innestare i vari pezzi. Qualcuno è un po' più morbido, qualcuno è un po' più
più duro. Qui ci sono questi tappini che si levano e hanno questa cordicella di plastica molto utile per non perderli. Quindi si innesta il tutto. Abbiamo 8 picchetti in tutto, sono piegati in questo modo affinché si incastrino all'interno dei paletti. Adesso vado prima a posizionare qualcuno di questi e poi metto il palo centrale in modo che sia, diciamo, autoportante. Dopodiché poi vado a sistemare ogni singolo picchetto. Può essere un pochino laborioso montarla da solo, però vabbè, adesso ci proviamo. Ok, questo è l'aspetto della tenda una volta uniti i due ponci e tirato su il tutto. Adesso vi faccio vedere qualche dettaglio un po' più da vicino. Vanno chiusi ovviamente i buchi per le braccia con i bottoni, in modo che se piove l'acqua scivola via, mentre se è bel tempo li potete aprire, metterci in mezzo un bastoncino in modo da far passare un po' d'aria e un po' di luce, ma essendo comunque tela è abbastanza traspirante. Qui siamo dall'altro lato, sempre le due uscite per le braccia chiuse. Qui vedete la doppia allacciatura, che in questo caso non ho abbottonato perché questa qui è l'entrata. Adesso la apro e vediamo un attimo lo spazio all'interno. Questo è l'interno. È più spaziosa di quello che mi aspettassi, devo dire. Adesso mi ci infilo un attimo così vi fate un'idea. È abbastanza spaziosa in effetti. Ora il palo un po' storto, andrebbe spicchettato un attimo e sistemato, però non è un grosso problema. Ragazzi, qualche considerazione conclusiva prima di smontarla e farvi vedere come si piega e come si ripone. Quali sono i pregi di questo sistema? Beh, sicuramente è un materiale molto robusto, affidabile, tiene bene l'acqua se opportunamente trattato, non teme il fuoco. L'unico difetto è abbastanza ovvio, si tratta del peso, perché comunque è cotone e pesa molto. Quindi è un riparo che sicuramente va scartato in tutte quelle situazioni, in cui dobbiamo contenere entro certi limiti il peso e l'ingombro della nostra attrezzatura. Ok, adesso ve la smonto e vi faccio vedere come si piega, è abbastanza semplice. È molto semplice, la piego a metà lungo l'asse principale e poi ancora di nuovo a metà. Di nuovo a metà, ancora una volta. Poi prendo la punta e la ripiego mettendola in questo modo, quindi parallela al lato quello dritto. Da questa parte entro un pochettino dentro così. E ci siamo, e a questo punto o l'arrotolo, o altrimenti la piego così, è venuto grosso modo un rettangolo. Bene ragazzi, per quanto riguarda la tenda Labbu dell'esercito polacco è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. In tal caso, come sempre, è gradita la spolliciata. In descrizione vi metto come sempre tutta una serie di link utili. Andateli a visionare e ricordate ovviamente di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime avventure. Ringrazio ancora la Prometheus Bushcraft Equipment che ci ha messo a disposizione questa tenda e ovviamente voi per la visione. State bene e ci vediamo ad un prossimo video.